Cari amici di Autorbo.it, eccoci ad una nuova recensione per la linea Transformers Movie. E questa linea la facciamo alla rovescia, quindi partiamo dal leader, Megatron, per arrivare poi ai Deluxe. E qui abbiamo Megatron. È una specie di caccia stellare cybertroniano, qualcosa del genere. E devo dire che il modello ha dato parecchia ispirazione al Megatron di Prime. Anche questo ha un caccia, anche questo ha tre punte davanti e la faccia che è nascosta in un modo favoloso. Anche qua, per quanto provi a metterlo in posizione giusta, comunque gli occhi sbucano. Bene, sì, questa è il classe leader. Preferito prendere questo rispetto al Voyager, non so per quale motivo. Perché era grande e aveva l'elettronica. Premendo un bottone qua dietro, faceva effetti sonori e si illuminava. La gimmick si è misteriosamente rotta. Molto misteriosamente, visto che l'elettronica si trova in questa zona, il vanno a battere in questa. E questo affare si muove. Quindi sono pronto a scommettere che in una trasformazione all'altra devo aver staccato dei cavi. Se riuscissi a trovare magari una mappa del circuito, potrei anche provare a farlo riparare. Ma non mi fido ad aprirlo. Dopo magari mi saltano le molle. Per qualunque cosa ci sia, molla. Vabbè. Passiamo ai confronti. Tanto per cambiare, abbiamo Cap. Se devo dire, comunque, è bello massiccio come mezzo. L'unica cosa che davvero dà fastidio sono le gambe qua, che fanno tanta zavorra. E sono delle gambe piegate sotto le ali. Anche se sono trasformate via Automorph, sono delle gambe storpiate sotto le ali. Questo fa anche le rotelle, quindi può rollare abbastanza liberamente. Sono due qua e due qua. Passiamo alla trasformazione. La prima cosa, gli accorciamo il muso e apriamo questo pannello. Sorpresa, sorpresa, c'è la testa sotto. A questo punto sganciamo le gambe dalle ali. Si agganciano con questo perno in questo foro. E chi si è visto? Sei visto, ok? A questo punto sganciamo questi due pezzi dalla punta centrale e si attaccano attraverso questo perno. Mettiamo la testa che è a molla e sganciamo il blocco dell'elettronica che si aggancia attraverso un perno qui al blocco delle ali. Eccolo qua, attraverso questo perno su questo foro. Mettiamo in basso su questo perno le gambe e ruotiamo il vano batterie in basso. Solo questo, semplicemente per frizione, si ferma qui, non si aggancia in nessun modo per ora. Rizziamo le gambe e qui abbiamo il primo Automorph. Rimettendoli in sede del ginocchio, si chiude il piede.
questo punto dice la parte superiore, sganciamo queste due punte da questi perni e liberiamo le braccia. Altro automorph, prendendo il muso e portandolo dove c'è la testa, le ali si richiudono. A questo punto richiudiamo sul perno che bloccava il torace, lo portiamo in basso e qui ci agganciamo tutto. Quindi agganciamo il vano batterie su questo foro. Le braccia su questi perni qua. E ultimo, ma non ultimo, la testa. Si aggancia attraverso questa linguetta su questo, su questi due perni. E dolcissimo in fondo su questo perno, su questo foro. Pesante, quindi deve stare un po' in avanti. Ultima cosa da fare, ruotiamo le braccia e portiamo questi cosi portandoci questo perno al lato della mano, dell'avambraccio. Sganciamo la mano e la ruotiamo. Stessa cosa di qua. E magari abbasso un po' così si riesce a vedere. Quindi portiamo il braccio, portiamo in alto la gondola, sganciamo il dito dall'avambraccio e ruotiamo. Ultima cosa da fare, esattamente come per Optimus, giocando un po' con il suo torace, abbiamo un diciamo motorino a frizione che mi sposta tutti questi pannelli e apre questi due pannelli trasparenti che non so cosa servano sinceramente. E anche qui c'erano luci e suoni, c'erano. E qui abbiamo Megaton in modalità robotica e somiglia molto vagamente alla versione cinematografica. Che caso, eh? Andiamo subito sui confronti. Abbiamo qui Megatron e qui abbiamo Optimus e non stanno in prima sì, a me. E Megatron sembra quasi un po' più alto e ovviamente sembra molto più largo per via delle ali sulla schiena, che più di così non vengono ripiegate, ma per il resto la stanza è praticamente la stessa. In confronto con Voyager della stessa serie, cos'è questo? Un pezzettino di plastica. Vabbè. Un Voyager più recente. E dolcissimo in fondo, come sempre, il nostro Vacon. Che è praticamente grande quanto una gamba. Bene, e passiamo alle armi di Megatron. Per prima cosa, il braccio destro può essere usato come mazzafusto, proprio come faceva nel film. E si vede che qui ha un sistema di lancio a molla, però la molla non c'è. Quindi bisogna aprire e portare in fuori.
dovrebbe srotolarsi questa catena. Quindi taroccando un pochettino abbiamo una specie di mazzafusto. E perché ho un cordino chiuso di cilindri di plastica per fare effetto mazza. E mettiamo a posto. Se si vede qui c'è anche la scanalatura per l'aggancio del blocco, che effettivamente scatta quando rimetti il braccio a posto. E come ho fatto vedere prima, sempre qua questo si infila qua dentro. Altra gimmick che ha è un cannone a fusione. Per questo dobbiamo aprire entrambe le braccia, alzare entrambe le braccia e chiuderle le mani. E usando questa gondola portiamo in fuori e la facciamo scorrere su questo carrello. Così dovrebbe tenerla dritta. E tirando indietro questa leva abbiamo un cannone a fusione, qualcosa del genere. È una molla molto dura, sta facendo una fatica pazzesca a tenerla aperta. E diciamo che questo è il primo prototipo di MacTech, una MacTech ante litteram, soprattutto perché non sta aperta. Appena mollo si richiude, non ha un sistema di blocco. Andando a vedere su la Wikipedia, ho scoperto che questo povero disgraziato ha subito tanti errori di montaggio. Ad esempio, i blocchi qui del bacino ho letto che sono montati alla rovescia. Non so in che senso. Le mani qua sono montate rovesce. E questo palesemente dovrebbe essere il pollice. E infatti è qua. Poi qui hanno tirato via il sistema molla e l'hanno messo in quest'altra gimmick. E per questo povero sfigato, sinceramente, l'elettronica è andata a farsi benedire. Bene. Sì, è un classe leader, ma è tanto semplice. Ho già finito, non ho altro da dire. Ah sì, vabbè, l'articolazione è giusto. Testa non è neanche mezza, soprattutto perché serve per tenerlo insieme. Braccia sono su ratchet. Sono libero di movimento fino all'ala praticamente, su ratchet anche verso l'esterno, è abbastanza duro, ruota a questa altezza l'avambraccio e fa i 45 gradi sul gomito. Le dita sono più o meno indipendentemente posabili, sono raggruppate a tre. E se proprio vogliamo abbiamo una parvenza di polso. Non abbiamo niente in vita, soprattutto perché qui praticamente si spezza a metà per trasformarsi. Abbiamo un ratchet sull'anca, e avanti e indietro, uno in fuori, ma è bloccato da questa punta che comunque è di gomma. Almeno la plastica morbida, quindi un po' si può deformare. Ruota sull'anca, piega il ginocchio 90 gradi indietro
e una quindicina in avanti per la trasformazione, poi 4 anche in fuori, però per la trasformazione, e col MacTech mi deforma il piede, e niente, finisce qua. Non abbiamo nessuna articolazione qua al piede. Tutti i giunti e articolazioni che ci sono servono soltanto per la trasformazione e funzionano soltanto piegando il ginocchio. Bene, sì, non c'è altro da dire. Vale la pena prenderlo? Secondo me, soltanto se siete dei collezionisti, cioè se volete proprio tutti i personaggi della serie. Ma forse, e dico forse, il Voyager sarebbe stata una scelta migliore. Ma era la prima ondata, quindi dovevo assolutamente prendere i più grossi possibili. Credo che sia superiore alla sua versione della Vendetta del Caduto, che ancora mi manca. E mi sa che è inferiore al Voyager di Dark of the Moon. Mi piace molto di più la sua versione terrestre. Questo qui è un po' messo su a caso. Abbiamo anche questi cosi rossi che non si sa cosa servano, queste sfumature blu che dovrebbero ricordare il fatto che era sotto ghiaccio per metà del film. E questi pannelli che mi ricordano troppo il Megatron di Cybertron, giusto per avere del keyboard per la trasformazione buttato lì. Almeno questi nascondono del gimmick. Forse anche quegli altri, non lo so, non ce l'ho il Megatron di Cybertron. Bene. Sì, non c'è altro da dire su questo modello. Quindi ci vediamo alla prossima. Bye!